Sì. È morto Vincenzo Di Stasio, il medico quarantenne stroncato da una meningite fulminante, il professionista chirurgo alla clinica Villa dei Fiori di Mugnano, era stato ricoverato proprio in quell'ospedale del quale lavorava la notte di Capodanno con febbre altissima. Quando le sue condizioni sono peggiorate, è stato disposto il trasferimento all'ospedale del mare di Napoli. I due medici hanno capito che si trattasse di una malattia infettiva, disponendone così un ulteriore trasferimento all'ospedale Cotugno, dove infine è arrivata la diagnosi meningoencefalite. Le condizioni del dottor Di Stasio sono progressivamente peggiorate fino al decesso. Accentuata evasione fiscale durante le festività di fine anno. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza, che ha registrato una percentuale di irregolarità nel rilascio del documento fiscale pari ad oltre il 65%. Su 78 esercizi controllati, sia negozi che venditori ambulanti dediti alla vendita di prodotti ittici, 51 erano irregolari in quanto non rilasciavano lo scontrino o erano sprovvisti di partita IVA. I controlli sono stati effettuati dalle Fiamme Gialle a Napoli, Portici, Ischia e Carpi. Sono indagate per contrabbando di sigarette tre persone. L'operazione della Guardia di Finanza riguardava meno di un anno fa il sequestro di 2 tonnellate di bionde. Gli indagati sono di Napoli, Nocera Superiore e della Romania. Furono intercettati durante il trasporto delle casse di sigarette di provenienza illecita da un auto articolato che aveva targa polacca ad un furgone all'interno di un'azienda di logistica. Alla vista delle Fiamme Gialle, solo uno riuscì a far perdere le sue tracce e scappare. Le casse di contrabbando di marca Marbolo di provenienza illecita erano destinate al mercato clandestino. Per i tre le indagini sono giunte alla fase conclusiva. I carabinieri della stazione di San Giuseppe a Napoli hanno arrestato Alberto Cardone, un 48enne di via Sedile di Porto, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli per furto aggravato. È ritenuto responsabile della sottrazione di un tablet all'interno di un ristorante di via Toledo, una telecamera del ristorante di cui Cardone si era accorto e alla quale pensava di aver nascosto il volto, lo aveva immortalato. Le immagini sono state controllate dal proprietario del locale, che le ha consegnate ai carabinieri, che hanno identificato il soggetto. I carabinieri del nucleo operativo delle mobili della compagnia di Caserta, in via Regalone a Casa Giove, hanno proceduto all'arresto per furto su autovettura di un cittadino ghanese senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano e con precedenti di polizia specifici. L'uomo è stato fermato dai militari dell'AMA mentre tentava di allontanarsi a piedi dopo aver aperto e trasportato da un'auto in sosta un portafogli. I carabinieri sono riusciti a bloccare il malvivente grazie alla segnalazione del proprietario dell'auto che poco prima, attraverso il numero di pronto intervento 112, aveva indicato la presenza di una persona all'interno della propria auto parcheggiata sotto casa. È stata la rottura di una guarnizione del condotto idraulico che muove gli stabilizzatori a determinare il principio di incendio che ha interessato lo scorso 1 gennaio il tremiti getto della navigazione libera del Golfo durante la traversata tra Napoli e Capri. Lo spruzzo dell'olio ad alta pressione ha provocato il denso fumo e il conseguente stop dei motori bloccati dalle centraline che controllano i circuiti di emergenza, bloccando il mezzo di linea a poche miglia al largo di Capri con 40 passeggeri a bordo più 7 membri di equipaggio. Il guasto è all'esame dei tecnici della RINA che al termine dei controlli e delle verifiche potranno rilasciare un nuovo certificato di abilitazione alla navigazione per il Tremiti Jet sotto lo stretto controllo degli uomini della Guardia Costiera che hanno aperto un'inchiesta su quanto accaduto. Ed è questa l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Stacco.